giorno noi due siamo andati al Conforama, siamo andati nell'area telefoni. Abbiamo fatto un video dove scomparivamo e poi riapparivamo. Per scomparire facevamo il video, ci salutavamo e poi mettevamo pausa. E dopo l'altro andava via. E poi toglievamo la pausa. E non c'era più il ragazzo. Poi abbiamo messo di nuovo in pausa ed è ritornato. E poi di nuovo è ripartito. Abbiamo usato un telefono. E abbiamo usato la fotocamera. E là quando si caccia i video c'è il segno della pausa. Visto che il telefono era attaccato al bancone, lo tenevamo fermo sul bancone così non si muoveva. Io alcune volte monto i video con mio fratello che mi ha insegnato come si fanno i fake. Io faccio video nel mio canale privato uso un'applicazione che si chiama Windows Media Player e li edito con l'applicazione che si chiama Animotica Video Editor. Posso fare i slow motion, tagliare i pezzi, mettere la musica di sottofondo. Noi abbiamo deciso di parlare degli sport che abbiamo fatto negli anni di scuola, durante motoria. L'anno scorso siamo andati in gita a Montisola. Mi ricordo quando siamo andati in collina abbiamo fatto una passeggiata. Finita la passeggiata, insieme alla quarta B abbiamo mangiato un ghiacciolo. È stata un'esperienza bellissima. Noi invece parleremo dei sette magnifici che siamo noi. Un giorno i sette magnifici andarono a scuola di magia con i coriandoli e i palloncini. Nella scuola c'erano tanti bambini. I bambini facevano tante magie, i coriandoli saltavano intorno ai sette magnifici. I palloncini erano colorati. Come l'arcobaleno. L'arcobaleno era come una vita bellissima. I sette magnifici imparavano come fare i brillantini magici. Come condurre una vita bella. 4 anni fa abbiamo conosciuto un bambino di nome Rafat. Rafat per alcuni era un grande amico. Per altri non molto. Rafat era molto divertente ed era bravo a calcio, soprattutto in porta. Non l'ho conosciuto. Io mi chiamo Sergio e la mia idea è che un giorno ci sono questi pirati che fanno un giro tra il mare. Mi chiamo Alessio e la mia idea è che era il compleanno di Biancaneve e decise di fare un party invitando tutti i personaggi delle fiabe a partire da Pinocchio ad arrivare a Cappuccetto Rosso. Bello. Nella continuazione di Harry Potter c'è questo bambino che vive davanti a una scuola abbandonata e ogni giorno vede un bambino passare. C'era una volta un bambino che entrò in una scuola dispersa. Una maestra chiede al suo alunno di andare a prendere le chiavi dell'archivio dentro il labirinto e vede tipo un portale. Allora lui ci entra per curiosità. Trova la classe, però è tutto sotto sopra. Parlano all'incontrario, i maschi si comportano come le femmine come i maschi. Abbiamo scritto delle emozioni e anche della polvere. E poi abbiamo visto la cassaforte che c'è, che è dove entrerà il bambino. Abbiamo provato a fare un po' ad inventare il mondo parallelo. Una maestra sta spiegando la lezione e un altro maestro viene a scrivere sulla lavagna un avviso. Avanti. E dopo da lì la porta si spalanca, viene sfondata e appare un mostro. Una volta un bambino al lago di Iseo è caduto nel lago. Io sono Abdullah che non c'ero. Io sono Ryan che non c'era. E io sono... Quando il bambino cade, i suoi compagni iniziano a ridere.
I bambini cercano di aiutare il compagno che è caduto nel lago. E gli amici non vengono a salvarlo perché viene il mostro di Loch Ness. I bambini che non avevano aiutato il mostro era rimasto in bocca aperta e il mostro dice: vi prego non svelate il mio segreto. Il bambino quando ritorna a casa i suoi genitori dicono: oh no, cosa è successo? E il bambino dice niente, niente. E come andrà a finire? Nel mondo in contrario camminiamo con le mani e i piedi sono sopra. Le persone quando erano bambine erano altissime. Tutto, ma i cattivi invece di distruggere tutto diventano buoni. Pronti? Silenzio gli altri, grazie, dai! È caduto! Guarda un mostro! Via! Guardate che bel lago! Ma è un mostro, il mostro! La prendo e lo metto qua. Questo mi viene un po', aspetta, sposto tutto questa roba, la sposto tutta più avanti perché qua non voglio il maestro in mezzo ai piedi. Ancora.